chiaro quali sono le indicazioni che hai tratto alla fine di questo match? Ma avremmo voluto in realtà fare un test un po' più impegnativo, come dicevi. Dopo una serie di coincidenze hanno fatto sì che purtroppo non abbiamo trovato gli accordi giusti con le tempistiche. E quindi mi è piaciuta l'idea di poter giocare innanzitutto in famiglia, perché credo che il rapporto tra prima squadra e primavera deve essere un po' simbiotico. Quindi molti dei ragazzi che sono con Antonio Boucher spesso si allenano anche con noi, e quindi credo che questo rapporto debba essere un rapporto importante, perché il passaggio naturale dalle giovanili alla prima squadra credo che debba essere in questa società soprattutto un valore aggiunto. E l'altro perché avevamo la possibilità così di gestire noi i tempi e poter far giocare tutti i giocatori, diciamo, della prima squadra con un minutaggio lungo. Poi magari non ci siamo riusciti nel caso di Gazzola, ma semplicemente perché un affaticamento muscolare, lui che aveva un problemino al tennis, probabilmente ecco, in protezione ci ha avuto questo affaticamento, abbiamo preferito fermarlo subito piuttosto che magari rischiarlo. Poi per gli altri è stato un ottimo match per qualità, per ritmo, per intensità, per la temperatura, perché abbiamo riprodotto nel più possibile anche quello che ci aspetterà la settimana prossima. Giocheremo alle 3 del pomeriggio a Crotone, quindi con ogni probabilità farà molto caldo, e quindi cercare di prepararci al meglio anche alle condizioni climatiche e orario, perché abbiamo giocato sempre o alle 18 o alle 21, quindi anche questo potrebbe rappresentare un diversivo. E buoni spunti perché stiamo migliorando come condizione fisica, quando girano meglio le gambe sicuramente anche le idee insomma, sono più chiare, meno annebbiate, e quindi insomma, ho visto dei buoni fraseggi, una buona manovra, i nostri attaccanti che hanno fatto tanti gol, abbiamo visto qualche errore e quello dobbiamo migliorarlo. Però ripeto, dopo una settimana di lavoro molto molto intenso, perché anche questa settimana abbiamo lavorato veramente molto, questa partita mi è piaciuta nella sua complessità. Ecco, fisicamente la squadra come è stata? Credo questo anche perché riguardando le quattro gare ufficiali delle Coppa Italia, delle campionato, c'è un po' una fotocopia, la squadra che parte forte, che parte bene, che poi va leggermente spegnendosi nel finale. Oggi lo si è visto in parte anche in questo test. Ecco, più ampiamente come sta il gruppo da questo punto di vista e come sta anche Mancuso, che oggi hai risparmiato? Sì, stiamo migliorando fisicamente, ripeto, come preparazione quest'anno abbiamo fatto un po' una modifica, nel senso che in genere lavoravamo in maniera diversa, abbiamo di comune accordo ovviamente scelto questo metodo di carico importante, quindi sapevamo soprattutto che all'inizio, le prime partite, avremmo pagato la poca brillantezza, la poca lucidità, e questo inevitabilmente ne va a discapito anche poi delle giocate, no? Perché quando hai la gamba pesante magari ti muovi poco, non riesci più a essere fluido, ad entrare nel vivo del gioco, quindi sbagli anche di più e quindi tendi magari a non fare. E credo che in questo momento stiamo migliorando molto, ma la cosa migliore è quella che credo che anche nei momenti in cui abbiamo avuto dei cali così siamo stati bravi a non perdere lucidità da un punto di vista di tenuta della gara. Quindi questo ad oggi credo che sia stato un valore. È ovvio che le condizioni devono migliorare, lo stanno facendo, anche perché noi continuiamo a lavorare tanto, ma ovviamente i ragazzi hanno piano piano assimilato anche le modalità del lavoro, ovviamente è una metodologia nuova per loro, quindi anche questo gruppo che lavora da circa 2 mesi insieme sta pian piano assimilando oltre che le idee tecnico-tattiche, ma anche proprio un discorso fisico e anche un discorso proprio tra di loro, una conoscenza tecnica di come gioca il compagno, no? Questo arriva solamente attraverso le partite, e questi test servono anche a questo. Te lo chiedo per far capire meglio e anche per crescere, no? Certamente per puntare il dito contro, qual è ad oggi l'aspetto, la situazione che ti soddisfa di meno, dove tu stai cedendo di più e dove tu vuoi che la squadra cresca? Ma credo che sia tutto collegato, perché ad oggi il punto di cui siamo leggermente indietro, ripeto, consapevolmente e da un punto di vista fisico,
perché nel momento in cui la squadra sta bene, l'abbiamo dimostrato, riusciamo ad essere poi aggressivi molto alti, a recuperare palla in avanti, a giocare, a creare tante occasioni da gol. Quando questa condizione scende un po', ovviamente lasciamo un po' di campo agli avversari, ci abbassiamo un po', magari sbagliamo un po' troppo, perché magari la poca lucidità ci fa commettere qualche errore, quindi è un po' tutto concatenato. Quindi sono sicuro che nel momento in cui raggiungeremo un ottimo livello di condizione, poi tutte le componenti torneranno al loro posto, anche perché questa squadra nelle prime uscite ufficiali credo che abbia fatto sempre 50, 60, 70 minuti di ottimo calcio, e poi man mano che scendavamo fisicamente scendevamo poi sotto le altre componenti, no? Magari leggermente un po' di attenzione in meno, qualche errore tecnico di troppo, il possesso in mano agli avversari, però questo, ripeto, non ci preoccupa, perché sappiamo benissimo che le varie condizioni vengono in automatico, insomma, un po' tutte insieme. Senti, per chiudere una battuta, non capita tutti i giorni che un calciatore dell'Empoli faccia due gol con una maglia della nazionale, è successo a Frattesi, se lo hai sentito? No, non l'ho sentito, perché credo che un ragazzo quando va del nazionale per me è come se entrasse in un mondo diverso, no? E quindi Davide debba essere lasciato tranquillo, sono contento per lui perché all'esordio assoluto con l'Under 21 ha fatto una doppietta, e questo è un segnale importante, perché oltre alle sue qualità tecniche di giocatore in generale, ha dimostrato quello che io credo, soprattutto nei suoi confronti, che lui ha gol. Quindi lo scorso anno purtroppo non è riuscito a segnarne, sono convinto che con la serenità giusta che un ragazzo giovane come lui debba avere, potrà essere un giocatore per noi importantissimo, e segnare anche, perché poi è un giocatore che crea tanto, anche a Verona ha rischiato, insomma, nel finale di far gol, e speriamo, insomma, che qualche golletto se lo tenga anche per noi. Mister, una domanda, se vogliamo, che riguarda la formazione. Lei ha scelto di mantenere la formazione titolare per tutti i 90 minuti, se vogliamo una scelta un po' inconsueta in un amichevole. Mi chiedo se sia dettato dal fatto di mettere il giusto minutaggio nelle gambe ai vari giocatori, o perché no, di avere magari delle indicazioni in più in vista di Crotone. Ma un po' tutte e due, un po' per scelta, un po' per necessità, perché alla fine, insomma, i giocatori come Mancuso e Pirrello oggi non erano utilizzabili, perché hanno fatto una settimana di differenziato e venivano da un problemino di Leo, lo conoscete, purtroppo una caviglia malconcia dopo la gara col Pescara. Abbiamo cercato di tenerlo in condizione il più possibile due settimane, ma poi, insomma, con la sosta abbiamo scelto ovviamente di recuperarlo al 100%, di farlo lavorare bene sotto tutti i punti di vista, e quindi oggi non era disponibile, così come Pirrello. E quindi alla fine tre nazionali loro, i giocatori a disposizione effettivamente erano quelli che hanno giocato, e poi c'era Fantacci che è rientrato in squadra da una settimana dopo praticamente una preparazione completamente differenziata, Piscopo e Merola, quindi, insomma, Merola l'ho lasciato giocare con i ragazzi, così come Piscopo, anche perché anche loro hanno bisogno di minutaggio, e quindi abbiamo cercato di ottimizzare al massimo questa partita proprio per un ampio minutaggio a tutti gli effettivi.